bello, comincio da te. Innanzitutto l'idea di portare al cinema questo testo teatrale di Massimiliano Bruno è venuta dal fatto che comunque ti è piaciuta l'idea, ti era piaciuta la storia, o comunque con Massimiliano Bruno mi sembra che ci sia una certa sintonia, quindi anche quello è stato un buon incentivo per... Guarda, con Massi c'è una grande sintonia, siamo amici da tanti anni, ma è un caso. Perché in realtà questa idea non è mia, questa idea è di Ambra e Edoardo che portarono il copione teatrale a Marco Belardi e poi Marco ha voluto fermamente farne un film e quando ha deciso di farne un film ha fatto scrivere la sceneggiatura Edoardo Falcone e mi ha chiamato per farne la regia, quindi io sono subentrato dopo ed è anche un bene, credo, perché subentrando dopo sono riuscito a vedere la cosa dall'esterno. E c'era bisogno di uno sguardo esterno, perché Ambra e Edoardo venivano da 2 anni di spettacolo teatrale che aveva funzionato parecchio, quindi c'era il rischio che si incancrenissero in un personaggio che a teatro funziona, al cinema c'è un altro linguaggio, quindi dovevo portarli fuori da lì. E poi a me interessava raccontare soprattutto un lato di questa storia, che è la storia d'amore tra loro due, piena, sentimentale, emotiva, di cuore e di pancia, e quindi su questo ho lavorato. Quindi non avevi pensato ad altri due ipotetici protagonisti, avevi già in mente loro, perché lo spettacolo appunto era loro. Ma a parte il profondo rispetto che nutro per chi fa teatro, avendolo fatto loro a teatro era la scelta naturale. E poi devo dire che sono cascato bene, perché comunque mi hanno fatto proprio dei bei regali, sono stati bravissimi. Poi nel cast è entrato anche... È questo. Sai che se comincia a ridere. È qui, si apre. No, rido perché tu hai detto che eri convinto di aver fatto un pessimo provino in realtà. Sì, è vero, ma no, vabbè, io sono il tipo che qualunque tipo di provino possa fare, comunque torno a casa e penso di aver fatto una cosa terribile. E forse avevo anche ragione, non lo so, però comunque sì, è vero, pensavo di aver fatto un pessimo provino. Invece no. E invece no. Comunque succede quasi sempre agli attori, che la sera che a teatro pensano di aver fatto una grande replica, vuol dire che quella sera invece la gente viene in camerino e stasera però non ti ho visto tanto bene, siamo dei pessimi critici giudici di noi stessi. Perché non ci vediamo. Perché non ci vediamo. Come diceva Pirandello, quando uno vive non si vede. Esatto, perché siamo da vive e basta. Ci vediamo da dentro. Ci vediamo da dentro. Però... Senti Paolo, il tuo personaggio mi sembra che in realtà sia quello più sia il meno sano, cioè è come se quelli di Ambra e di Edoardo che hanno dei problemi comunque chiaramente comportamentali, qualche problema psicologico, serissimo, tu che in realtà dovresti essere il personaggio apparentemente sano, in realtà forse sei quello più problematico, sbaglio? Sono d'accordo, loro sono conclamati, io non sono conclamato, però sono il meno sano di tutti, sono d'accordo. Tutto il film parla di un disadattamento dei personaggi alla propria situazione sentimentale, no? Anche io vivo un completo disadattamento rispetto a quella che è la mia situazione sentimentale e non la so, sono lontanissimo dalla realtà di queste. Me ne rendo conto soltanto quando ho l'occasione di soffrire, perché poi si passa sempre attraverso la sofferenza per crescere, no? Questo è anche un po' il tema del film, che se non c'è la crisi che ti fa soffrire, non raggiungi degli obiettivi. Accettiamo la sta sofferenza, anche con un po' di sorriso. Quanta saggezza. È vero. Senti, invece un altro dei temi del film è chiaramente la psicanalisi. Voi che rapporto avete, se ce l'avete avuto, con la psicanalisi? Io sono cintura nera. Aspetta, cambia scheda, metti quella da 3 ore. Io sono cintura nera 3° dan di psicanalisi. L'ho fatta in passato, da 3 anni ho ricominciato per una cosa che mi è successa 3 anni fa, alla fine ho deciso che era meglio ritornarci ed è un percorso che mi piace fare, mi interessa fare, mi è utile, quindi tutta la vita no, spero che prima o dopo finisca, però insomma. Paolo invece? Io ci sono stato 3 anni, è uno junghiano di quelli proprio canonici. Che si è suicidato. Che poi ha detto, no, pensate che durante una seduta con me. Sì. Si è buttato dalla finestra. Sì. Ma voi pensate che andare dallo psicologo possa in qualche modo aiutare il vostro lavoro di attori o è più pericoloso? No, può sicuramente aiutarlo, perché io credo che l'attore e anche il regista debba sempre, questo è il lavoro perenne che un attore deve fare giorno per giorno,
scavare dentro se stesso e scavare dentro gli altri, cercare di entrare in empatia con chi ha la fortuna di incontrare per conoscere, carpire, rubare e riproporre poi quando fai personaggi. Quindi la psicanalisi in questo può essere solo un valido aiuto. Però attenzione, perché spesso gli attori confondono questo tipo di lavoro che Rolando dice, cioè di scavare dentro, fare esperienza delle proprie momenti emotivi per acquistare una memoria da riutilizzare sul set, è una cosa. Altra cosa invece è pensare che faccio un lavoro su me stesso per diventare il personaggio. Non gli credete a quegli attori che ti dicono che stanno, si sentono molto simili al proprio personaggio in questo momento. Metodo Stanislavski? Non tanto il metodo Stanislavski, che era uno che diceva 5 minuti con l'ispirazione e tutto il resto con l'alta tecnica. Stanislavski, pensa tu. E come poi invece è stato interpretato Stanislavski nel tempo. L'attore che te anda in scena e nell'ultimo atto di Romeo e Giulietta, col cavolo che si pugnala l'attrice che fa Giulietta, non lo farà mai, non lo deve fare, deve tenere quel distacco che gli permette di essere profondamente credibile anche quando si sta per ammazzare. Come mai siamo finiti a fare discorsi così seri? No, vero, ma niente, sta vero, cioè, è incredibile. A chi consigliamo Ti ricordi di me? A chi abbia voglia di andarsi a vedere un film, che è la stessa cosa che cerco io nei film che vado a vedere, con la voglia di uscire con la pancia e il cuore pieni, con un sorriso che magari ti porti a casa, una cosa che ti fa stare bene. Ai disadattati, cioè a tutti.